attraversando la porta della mia casa, questo è quello di domenica, attraversando la porta della cella, se sono in carcere, attraversando la porta dell'ospedale, se sono in ospedale, con le condizioni giuste, perché non è un atto magico, eh? Non è che passa la porta e tutto qua, non succede niente. Si deve passare innanzitutto in comunione con la Chiesa, però questo è bene che le diciamo queste cose, perché per alcuni è come quando passiamo per entrare adesso con la sicurezza, ci sono, diciamo, gli strumenti, i detector, e allora per una mano sono passate e non sono accorti di niente. No, non è così, è un fatto interiore. Che cos'è questa indulgenza? Lo vorrei spiegare brevemente. Vedete, se voi rovinate un bel quadro, qualche volta succede, un quadro viene sfregiato, no? Allora la nostra vita è sfregiata dal peccato. Andiamo. Come facciamo a rifarci il look? Anche quando riceviamo il perdono, rimane, voi sapete che quando ci facciamo male, rimane sempre la cicatrice. Poi ci vuole tempo, rimane sempre. Allora l'indulgenza è questo, lo spiego in modo molto semplice. Noi dobbiamo pagare qualcosa per quello che abbiamo rovinato. O nel tempo, ecco le opere di misericordia, oppure quando andremo dall'altra parte ci rimane un debito che dobbiamo pagare. E questa è la fede, ragazzi. Se non crediamo in questo è inutile che facciamo il giubileo, facciamo tutte scenografie, come dico sempre. Allora ci rimane un debito da pagare. L'indulgenza, nelle condizioni che mi contesto, mi metto in comunione con il Signore, è questo, che quel debito che dovremmo pagare poi ci viene tolto. Ecco, non lo sono spiegato molto semplicemente ed è molto bello. Voi sapete che a livello storico qualche giorno se ne voleva vendere l'indulgenza, tu mi dai un po' di soldi e così. Non è possibile, è un atto gratuito di Dio, il quale è misericordia. Spero di aver spiegato semplicemente che cos'è l'indulgenza, perché qualche giorno gira, no, perché anche quando, ecco, mi sono fatto un intervento tutto, però rimane qualcosa che devo pagare, perché io ho sceneggiato l'opera d'arte, rimane un conto, un debito. Quando noi diciamo che preghiamo per gli altri, per i defunti, a un certo punto il Signore dice che attraverso questo gesto, e questo fu il grande pensiero di Celestino V, la perdona, Dio ti perdona tutto, non solo quello che mi devi dare qua, ma anche quello che mi dovresti dare dopo. Allora, uno ci fa mettere in fila, perché io tengo un debito molto, ecco, questa è la bellezza, noi dobbiamo andare al cuore delle cose. Le chiese locali, la misericordia. Che cos'è la misericordia? Io ve lo spiego, a me piace quello che dice dal punto di vista della parola latina. Misericordare, dare il cuore ai miseri. Chi sono i miseri? Adesso vi stiamo pensando a una cosa. I miseri siamo noi. Ecco, partiamo anche da questo concetto. Noi già pensiamo innanzitutto, noi siamo miseri. Siamo mendicanti, siamo poveri, abbiamo bisogno. Possiamo farlo attraverso le opere della misericordia, corporale, spirituale. Sono 7 e 7 sono 14. Sapete che il settenario è il segno di una totalità. Però quelle non bastano. Oggi le dobbiamo tradurre ancora diversamente. Per esempio, io ve ne indico uno. Ero solo e sei venuto a farmi compagnia. Oggi la solitudine, nonostante tutti i nostri mezzi di comunicazione, tutti i messaggi, WhatsApp, tutto quello che volete, c'è una grande solitudine che si registra innanzitutto tra i giovani, tra i ragazzi, una solitudine che a volte viene riempita non so da che cosa, lo sapete meglio di me. Allora, e concludo, non so se ho detto tutto, per il grado di indulgenza, le porte le ho detto. La data 8 dicembre, poi si concluderà, c'è scritto pure qua, il 20 novembre, perché è la festa di Cristo Re, vedete, dalla Madonna Immacolata a Cristo, perché la Madonna ci porta a Cristo. Ero solo e sei venuto a fare in compagnia. Ecco, se riuscissimo a ritradurre anche le opere della misericordia in modo intelligente e nuovo. C'è stata tutta una critica anche su questo sui giornali, ma sono cose ormai sorpassate. Vedete, le opere della misericordia non passano mai,
Per esempio, ve ne dico una che noi esercitiamo ogni giorno: sopportare pazientemente le persone moleste. E non vi dico come continuo, ma che vuole pregare Dio che si ritardi il resto. Questo non è cristiano, però quel sopportare significa portare insieme. E ognuno fa esperienza. Allora vedete com'è bello tradurre la misericordia, questo cuore di Dio, che non è, e chiudo, buonismo. Non è buonismo. Cioè non è che Don Antonio ha ammazzato un figlio, vabbè, non è successo niente, tanto Dio è buono. No, no, è successo. I pentiti, voi sapete che a livello anche giuridico qualcuno si pente, il pentitismo è un'altra cosa, perché dice, o faccio niente, come sono pentito così, o uno sconto della pena, no, il perdonare è un'altra cosa. Allora il giubileo vuole essere Cristo, non tanto le cose, e io chiudo con quello che dice San Matteo, misericordiosi come il Padre, e non è facile, come il Padre. Andando nello stanzino interiore, chiusa la porta, ecco, ritorno al tema della porta, e quante porte oggi sono sbattute in faccia, specialmente i giovani che non trovano lavoro. Allora la porta è una soglia, si varca, si attraversa, ma può essere anche chiusa, può essere anche blindata, doppio mandato, come ho scritto nella lettera di Natale, non entra nessuno, sto io con la mia solitudine. Però, e chiudo, Signore mandò un angelo alla porta del cuore di Maria. Maria apre, eccomi, sono la serva del Signore. Ed è allora che comincia il grande giubileo.